Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi volevo fare un video sui miei ultimi prodotti, sugli ultimi prodotti che io ho comprato. Allora, iniziamo subito con l'Avon. Allora, io avendo un'amica che fa l'Avon, ogni tanto do uno sguardo ai cataloghi perché ogni tanto mettono delle offerte valide. E c'era questa offerta di un profumo che a me piaceva tanto, solo che il profumo soltanto costava 36 euro. Io, se devo comprarmi un profumo sull'Avon di 36 euro, me lo vado a comprare in profumeria di una marca buona. Non dico che l'Avon non sia buono, per carità di Dio, però preferisco un profumo buono. Solo che sfogliando questo giornale, questo catalogo, c'era una promozione che diceva che se prendevi 4 prodotti, venivano 20 euro, perché singolarmente ognuno di questi 4 prodotti veniva sugli 80-90 euro, se non mi sbaglio. A me questo profumo piaceva tantissimo, infatti lo volevo, e non appena ho visto questa promozione, subito l'ho presa, e da quello che so, molte persone hanno approfittato di questa offerta. Io ho preso questo profumo da questo simpatico fronzolino, chiamiamolo così, ed è della linea Fareway. Insieme a questo profumo mi hanno dato una crema per il corpo. Ed è questa qui, della linea Fareway. Ed ha 150 ml di prodotto per una durata di 12 mesi dall'apertura. Poi mi hanno dato, poi c'era un gel per la doccia, un bagno schiuma, ed è questo. Ed ha 200 ml di prodotto per una durata di 12 mesi dall'apertura. Poi c'era questo spray, tutto rigato, non so il motivo, non lo so. Questo spray per il corpo, che sarebbe, diciamo, un deodorante, però può essere utilizzato su tutto il corpo. Ed è questo. Ed ha 75 ml di prodotto. La scadenza non c'è scritta, quindi penso che non scadrà. Non lo so. Poi ho preso sempre sull'Avon, però un mese prima, se non mi sbaglio, questa matita, la Glimmer Stick. Come voi sapete, se avete visto i miei video precedenti, io ho molte matite dell'Avon. Ne avrò 5, 6, 4, 5, 6, non mi ricordo bene. E poi a me piacciono molto queste qui a lunga durata, perché così io, infatti adesso questa matita ce l'ho sull'occhio, ma non l'ho messa molto bene perché essendo mattina non mi va di truccarmi, fare dei trucchi particolari, queste robe qua. Quindi ho messo questa così giusto per non sembrare la faccia cadaverica, anche perché da poco mi sono svegliata. Questa qui è la Glimmer Stick Eyeliner Starry Night Blue. Questo colore qui, ma c'è la luce sopra, quindi non si vedrà un granché. Questa l'ho pagata 4 euro e c'era sempre un'offerta, perché se non mi sbaglio, ogni matita di questa costa sui 6 euro, se non mi sbaglio. Io mi ci trovo benissimo, sia con queste che con le altre. Questa mi ci trovo, diciamo, meglio perché, essendo più scura, mi piace un pochino di più perché risalta il mio occhio, più o meno, diciamo, più o meno. Per il prezzo che ha, ne vale la pena. Perché io mi ci trovo bene, non so le altre persone come si trovano, ma se vi dovrei consigliare, vi direi compratela.
Anche perché io la utilizzo la mattina, come ho detto, la sera, se vado di fretta, faccio una riga di questa oppure di altre matite, sempre del long lasting, ed esco. Così subito faccio, posso, come se non mi viene la parola, posso occuparmi maggiormente del viso. Senza preoccuparmi di non truccare l'occhio, perché con questa 2 minuti, ta-ta, subito si risolve. Poi, finito la parte Avon, parliamo dell'Essence. Ho finito, se non mi sbaglio, tre trio dell'Essence, che sarebbe questo, che forse ve ne avrò parlato in tutti i miei video. Io non uso la parte verde perché non avendo molto rossore, non la utilizzo. Infatti uso la parte marrone e la parte rosa. La parte verde, la do ad una mia amica che la disinfetta e la usa lei, perché sennò sarebbe uno spreco, usare, non buttare tutto questo verde che c'è qui. Questa io mi ci trovo benissimo, almeno per ora. Con il rosso ci copro le occhiaie e con il marroncino ci copro i brufoli e le imperfezioni. Poi, sempre dell'Essence, utilizzavo, perché adesso sto provando un'altra base, la base sempre dell'Essence, questa qui, I Love Stage. E shadow base. Ne ho presi due perché quando mi è terminata questa base, sono andata da io compro dall'OBS l'Essence e non c'era. Ho ritrovato questa base dopo 3 settimane. Quindi ho detto: ma mi conviene prenderne due, così quando finisce una di questa già ho quella di riserva, in modo tale che io ho tempo per ricomprarne un'altra, perché altrimenti, se non era che avevo già un'altra base per gli occhi che mi era stata regalata della Zoeva, io non avevo base per gli occhi perché non riuscivo a ritrovare questa qui. Quindi ne ho prese due. Poi, sempre dell'Essence, io uso le matitine long lasting, che come potete vedere ne ho 5. E sono queste qui. Sono una viola, una blu, una verde, una marrone e una turchese. Molto molto belle. Io mi ci trovo benissimo, le uso sempre, come ho detto prima, con quella dell'Amon, la mattina, la sera prima di uscire, in modo tale che se vado di fretta subito faccio. I colori sono questi. Questi qui. Mi sorto un dubbio. Sono questi colori qui. La prima è questa qui è quella viola, questa qui è quella blu, questa qui è quella turchese, questa qui è quella marrone, questa qui è quella verde. Quella verde non rende, la fotocamera non rende molto, peccato perché è veramente bella. Queste hanno 28 grammi di prodotto per una durata di 36 mesi. Ma con me 36 mesi non durerà mai, ma nemmeno 5. Quindi non ho problemi di scadenza. Poi dell'Essence ho finito. Poi io un po' di tempo fa avevo preso questi ombretti in crema dell'Astra. Questo è quello viola. Si vedrà un granché, rigrandisco che viola. Questo è lo swatch, solo che la fotocamera non rende molto bene. Poi
Io non ho preso molto prodotto, quindi non si vede che è molto acceso. Io l'ho utilizzato un paio di settimane fa per uscire, solo che a me personalmente, essendo un colore troppo scuro o troppo acceso, mi tende a coprirmi tutto l'occhio, cioè la mia pupilla sparisce, cioè non si vede, sembra che il mio occhio è tutt'uno con la faccia. Quindi per me non va bene. Per me non va bene nel colore, però devo dire che più o meno si stende bene. Di questo non mi posso lamentare. Poi giovedì sì, girando un po' con una mia amica, sono andata in un negozio dove avevano l'astra, dove avevano quest'astra, e ho preso un altro colore ed è questo celestino. Allora, questo qui devo dire che in confronto a questo qui, mi piace di più. Sì, anche questo è molto, molto, molto acceso, solo che essendo un colore più chiaro, non mi copre, la parte bianca del mio occhio né la pupilla dentro. Mentre questo sì. Mentre questo qui sì. Poi ognuno di questi qui costa 3 euro, non è eccessivo. Durano a lungo, questo sì. Poi, sempre dell'Astra, ho preso un ombretto che si chiama ombretto cotto, che si chiama Seta Pura. Ed è questo qui. Non La fotocamera mi sa che non rende un granché, poi la luce adesso non lo so. Ed è questo qui. Scusate il dito, ma avendo questi, tranne questo, forse potevo utilizzare questo. Questi altri diti sporchi, ho dovuto utilizzare questo dito. Bene, questo qui è il numero 55. Io questo qui l'ho provato soltanto una volta e vi garantisco che è bellissimo. Io sulla mia pagina Facebook ho pubblicato un trucco che avevo fatto sabato, se non mi sbaglio, domenica, sabato, dove no, forse domenica, scusate, dove avevo utilizzato questo ombretto su tutta la palpebra mobile e nella riga interna avevo applicato un marroncino dell'Essence. Poi avevo messo una riga di eyeliner nero e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi questo, se volete comprarlo, io ve lo straconsiglio perché è molto bello. Poi, finita la parte astra, parliamo di Deborah. Allora, io sempre girovagando con una mia amica, siamo entrati in un negozio e ho visto queste matite per le labbra della Deborah a 1,50 euro. Allora io mi sono detta, ho detto con la mia amica, ma sì, dai, prendiamole, tanto non costano moltissimo. Scusate, non costano moltissimo, almeno le proviamo. Lei ha preso soltanto questa qui, che è la 174 color carne, diciamo, sì. E io ho preso questa color carne e la 198 che va più sul rosa, sul fucsia. Allora, io questa qui ho avuto modo di provarla. Non è va benissimo, solo che io
ho diciamo un problema. Non è un problema grave, però per me è un problema. Se io voglio applicare una matita e voglio fare il contorno delle mie labbra, sembrerei una puntini puntini, perché avendo il labbro inferiore molto carnoso, mettendo la matita intorno le andrei ad ingrandire. Quindi io e le matite non andiamo molto d'accordo. Tant'è che una volta mi dissi: vabbè, dai, proviamo, mettiamo una matita rossa. Ho messo una matita rossa con un trucco molto soft, soltanto un po' di matita e un po' di mascara. Sembravo veramente una puntini puntini. Mia mamma diceva che io stavo bene perché lei è una patita del rossetto, e il mio ragazzo pure diceva che stavo bene, ma io sembravo una battuna. Sono uscita perché ormai non avevo più tempo, però non dico tutte le persone, ma due o tre persone mi guardavano. Allora io che ho detto: si vede che questo rossetto, questa matita sulle mie labbra non va bene. Allora ho detto: optiamo per una matita più chiara. Questa l'ho messa facendo un trucco con questo qui. Mettendola attorno al contorno, non vi dico che cosa sembrava. Subito l'ho dovuta togliere, non potevo uscire così perché sennò avrei fatto una figura di puntini puntini. Bene, tra questa e questa c'è un po' di differenza. Questa, la 174, è molto morbida, mentre la 198 è molto più dura. Devi stare lì perché sennò non scrive. Non scrive. Questi sono i colori. Le prime due, la prima è quella color carne, la seconda è la 198. Bene, se avrò modo e le metterò, vi farò sapere come mi ci sono trovata. Poi, come ultimo prodotto, ma non meno importante, anzi, ho preso questo smalto della Sinful Color. Ed è un bel viola metallizzato, ed è il numero 929 Let's Talk ed è bellissimo, ed è questo qui, ed è bellissimo, vi garantisco che è bellissimo. Bene, per quanto riguarda gli ultimi acquisti è tutto. Presto credo di fare un ordine sulla Neve Makeup. Non lo so ancora, dovrò decidere poi. Sulla mia pagina Facebook scriverò, oppure farò un video dove vi faccio vedere che cosa ho comprato. Spero di riuscire a caricare questo video entro stasera. Non lo so se YouTube mi permetterà di farlo. Speriamo di sì. Spero di poter fare un altro video dove vi faccio gli auguri. Se non riuscissi a fare un altro video dove vi faccio gli auguri, ve li faccio adesso. Vi auguro delle buone feste, un buon Natale, un buon Capodanno. A voi e a tutta la vostra famiglia, e di passarlo serenamente con tutti, perché a Natale siamo tutti più buoni, quindi facciamo i buoni. E con questa parentesi sul Natale chiudo. Fatemi sapere se la fotocamera vi piace oppure era meglio l'altra, così io mi regolo. Perché con questa posso registrare di più, con quella di meno. Non so perché, ho comprato anche una nuova scheda SD, ma non va. Bene, ragazze, e con questo è tutto.